Eccoci, bentrovati, l'informazione di Telebrea sul canale 110. Apriamo parlando di Covid e dando delle notizie abbastanza positive perché l'indice di contagio sta scendendo, i numeri dei contagiati, parliamo della provincia di Ragusa, sta scendendo sensibilmente, anche se in tutta la Sicilia qualche numero è ancora importante, però in provincia di Ragusa siamo intorno a 17, quindi abbastanza contenuto, e questo è un fatto positivo. Addirittura vi possiamo fare vedere, se la regia è pronta, anche un quadro che fa il conteggio di tutti i positivi nella provincia di Ragusa, comune per comune. La striscia azzurra fra 27 gennaio e il calcolo in percentuale è il numero crescente o decrescente fra il penultimo giorno e l'ultimo giorno. Come vedete sono tutti a calare, Ragusa meno 9, anche Chiaramonte che era tra l'altro aveva abbastanza contagiati in percentuale con il numero degli abitanti, quindi c'è questo calo e questo calo fa sperare bene, anche se non dobbiamo assolutamente perdere di vista qual è l'obiettivo principale, che è quello comunque di arrivare al vaccino e di mantenere sempre i presidi che sono stati imposti da tempo, mascherina, che voi sapete io ce l'ho sempre qua, e distanziamento. Questi numeri fanno anche intervenire in modo diverso le amministrazioni e anche la parte politica. Prima di tutto parliamo per esempio dei sindaci, perché ancora una volta i sindaci di Santa Croce, di Pozzallo, di Scicli e di Chiaramonte, Pozzallo, Scicli e Chiaramonte chiedono a Musumeci misure meno restrittive perché l'indice dei contagiati, come avete visto, sta scendendo e quindi per venire incontro alla parte economica del proprio territorio questi sindaci stanno chiedendo la riapertura delle attività commerciali nei comuni con basso indice di contagio. Questi sono 15 per quanto riguarda l'intera provincia di Ragusa, però come vi dicevo ancora Catania, Palermo, i numeri sono alti, anche se chiaramente si parla di più abitanti e quindi anche la percentuale sarà più alta. In questo momento ecco, Ragusa già da qualche giorno è fra forse anche la provincia che ha meno contagi quotidiani. Quindi Pozzallo, Scicli e Chiaramonte fanno questa richiesta, ma anche all'Assemblea regionale, il PD per esempio, con Nello Di Pasquale, ma anche la Lega hanno presentato un ordine del giorno nel quale si chiede al Presidente della Regione di passare in zona arancione, in modo che ci siano misure meno restrittive e che si possa dare una mano all'economia. Quelli che hanno più difficoltà sono soprattutto i ristoratori, ma di questo ne parleremo nell'ambito dello spazio dedicato al Comune di Ragusa, al Consiglio Comunale. Quindi chiudiamo questa prima parte, si stanno facendo indagini su quei vaccinati che non avevano diritto, ma di questo ne possiamo riparlare, anche se ora dico la frittata è fatta, andiamo a procurarci i vaccini, lasciamo stare chi quei 7, 8, 100 che l'hanno avuto che non gli toccava, andiamo a vedere quei milioni di vaccini che ci servono per completare tutta l'operazione per arrivare all'immunità. Chiudiamo questo argomento e andiamo a parlare brevemente della situazione politica a livello nazionale, perché si sta cercando di capire se ci sono delle maggioranze, non è una cosa facile perché i numeri sono quelli che sono e tra l'altro c'è sempre un po', diciamo, la figura di Renzi che
che incombe, nel senso che mettila come vuoi, pare che lui sia comunque indispensabile. Però, per parlare di politica nazionale, visto che oggi è mercoledì, diamo spazio al nostro Peppe Lizio, che si è spesso occupato della situazione politica in Italia. Vediamo. Nasce un dia, quando o vento mal-volia, e o céu mar prolongava. Come sapete benissimo, la crisi ormai si è incanalata nel suo percorso istituzionale, quello corretto. Oggi abbiamo avuto le prime consultazioni con il Presidente del Senato, il Presidente della Camera e tra domani e dopodomani saranno i giorni caldi in cui il Presidente Mattarella al Colle ascolterà nelle consultazioni appunto previste tutti i partiti politici e alla fine di venerdì capiremo se si va verso un Conte-ter o qualche altra soluzione possibile, dato che tutte sono sul campo attualmente. Ma questa sera non vorrei parlare di crisi di governo, ma di altra crisi, perché mi ha particolarmente sorpreso un sondaggio di ieri in cui si evidenziava come il 65% degli italiani non abbia compreso le motivazioni e le ragioni di questa crisi di governo. E solamente il 25% aveva capito perché si è arrivati alla crisi, quindi un italiano su quattro ha compreso le motivazioni. È un dato veramente basso, perché il 65% appunto non capisce. Questo non fa che allargare, ancora acuire, se è possibile, quel divario tra società civile e politica, quel distacco dalla politica che ormai molti degli italiani sentono. Ma questo non è un elemento di oggi, è un elemento che trova le sue radici nella fine degli anni 80 e i primi anni 90, quando poi con il tornado di Mani Pulite, appunto, si disfanno e si sfaldano i grandi partiti politici di massa che erano tipici della prima Repubblica, quelli che poi erano la vecchia Democrazia Cristiana, il Partito Comunista che stava subendo poi tutta quella trasformazione che derivava dalla svolta che Occhetto diede alla Bolognina, anche il Partito Socialista si è sfaldato e quindi praticamente gli italiani hanno perso un forte ancoraggio alla politica, perché quei grandi partiti di massa, tutti ci ritrovavamo appunto in quelle formazioni politiche e anche avevamo una formazione ideologica della politica, o appartenevi alla Democrazia Cristiana o a sinistra, eccetera. E quindi anche a destra, in quello che una volta veniva definito l'arco costituzionale, avevamo ancora il movimento sociale con Almirante in testa e quindi chi aveva una visione politica che guardava a destra trovava un riferimento ben preciso. Col venir meno di tutta quella, con tutta quella appunto che era le formazioni politiche della Prima Repubblica, gli italiani hanno un grosso problema di riferimento politico. E in tutto questo poi cominciano a nascere quella che è un po' l'antipolitica, perché ovviamente Mani Pulite mostrò quali erano il livello di corruzione che vi era nel paese. E poi, piano piano, attraverso per esempio già un importante passaggio che fu quello della pubblicazione del libro La Casta, che era dei due giornalisti del Corriere della Sera, Stella e Rizzo, già gli italiani cominciarono a capire come si stavano appunto creando e c'erano dei politici che avevano dei privilegi ben precisi. E quindi poi arriviamo sempre nel 2007, anno di pubblicazione della Casta, a fine del 2007 arriviamo con il primo Vaffa Day di Beppe Grillo, che era quel momento di partenza di quello che poi sarà il Movimento 5 Stelle. E altro elemento
che non possiamo scordare in questo disarticolarsi della connessione tra gli italiani e la politica è appunto poi il problema della preferenza. Ricordate che fu abolita la preferenza nelle elezioni politiche e quindi gli italiani non avevano più la possibilità di mandare in Parlamento un proprio candidato, quello che era più radicato col territorio, perché Se si sa, erano, ecco, ancora continuano a essere bloccate, venivano dettate dalle segreterie politiche. Tutto questo ha creato sicuramente nel corso degli anni quel movimento di antipolitica che poi ha trovato negli ultimi anni nei social quello che è la massima espressione e che ha permesso a un movimento politico ben preciso, che è stato quello dei 5 Stelle, di cercare di essere il contenitore che appunto cercava di capire le esigenze dell'antipolitica e quindi di portarle nei palazzi. Era la famosa discussione. Andremo a Montecitorio e apriremo il Parlamento come delle scatolette di tonno. Vabbè, poi sono diventati loro il tonno, ma questo è altro discorso. E quindi la crisi della politica e della capacità di capire quello che è il momento della società civile si è via via acuita. Ormai è passato un messaggio ben chiaro, che è quello che tutto quello che avviene in Parlamento e le leggi che vengono emanate non sono più il frutto di un compromesso che però è finalizzato a cercare di salvaguardare i cittadini, ma nell'immaginario collettivo ormai tutto quello che avviene in Parlamento è appunto un qualcosa che serve semplicemente ai politici per mantenere il loro potere. E qui questo è un elemento particolarmente pericoloso. Perché è indiscutibile che comunque una sana democrazia non può fare a meno della società civile e di quelli che sono i suoi impulsi, e una società civile non può fare a meno appunto della politica. E qui è il grande gioco che abbiamo di fronte, il grande problema che abbiamo di fronte, è quello che se la politica e quindi i partiti che in questo momento siedono in Parlamento riescono a capire che le esigenze che vengono portate, che sono spinte dalla società civile, debbono essere intercettate, capite, perché altrimenti veramente finisce che la politica è autoreferenziale e si distacca sempre più dai cittadini, ponendo veramente a repentaglio quelle che sono le nostre istituzioni democratiche, perché altrimenti se continua così di questo passo, non il 65% non capisce perché si apre una crisi di governo, ma la prossima volta sarà molto di più quel numero. Ecco che allora la grande battaglia che si deve fare è quella di un cambiamento culturale. Noi cittadini, non dobbiamo far sì che demandiamo sempre ad altri. La necessità è quella di impegnarci politicamente, socialmente, perché questo trend venga a modificarsi, venga a cambiarsi, e che quindi dobbiamo sforzarci anche di capire quali sono le regole della politica, perché si fa politica e in quale modo essa si estrinseca. Solo se riusciremo culturalmente a capire che la politica è un qualcosa che presenta aspetti positivi e, come tutte le cose della vita, anche aspetti negativi, ma infileremo in questo discorso, capiremo come si svolge la politica, avremo sicuramente la capacità di leggere poi quando accade qualcosa, avremo gli strumenti per capire perché si arriva a determinati punti. Quindi ecco che, sostiene Peppe Lissio, vi è la necessità di una maggiore formazione politica dei cittadini per meglio comprendere le dinamiche che avvengono a livello nazionale, regionale e anche locale. Alla prossima puntata. Questa è Teleiblea.
Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. In un mondo in cui tutto sembra essere in vendita, che cos'è la libertà? Non a parole, ma nei fatti. A 60 anni per noi è scegliere. Al posto delle scorciatoie, scegliere la consapevolezza. E invece del fanno tutti così, la qualità controllata. Scegliere di ascoltare il respiro della terra per difendere il futuro. Di valorizzare un territorio per aiutare chi ci vive. E di impegnarci ogni giorno per non tradire certi valori. Così puoi scegliere i tuoi ritmi e il tuo modo di fare la spesa, qualunque esso sia. Despar, da 60 anni, il valore della scelta. Bene, questa era, diciamo, l'analisi a livello nazionale. Andiamo a parlare di economia, ma anche locale. Abbiamo fatto una lunga intervista con il presidente della Camera di Commercio Ragusa Catania, Agen, ecco questo, vedete le immagini, però la manderemo in onda domani perché è una lunga intervista e oggi in verità non abbiamo il tempo, ci sono altre notizie, quindi mi vedete raddoppiato, ma questa è l'intervista che manderemo in onda domani che tocca vari argomenti e vi dico che è veramente interessante. Parliamo invece di Ragusa città, perché ci sono delle novità che potrebbero essere interessanti. Allora parliamo di progetti. Per esempio il Comune ha affidato la progettazione di una stazione della metropolitana di superficie perché naturalmente queste, tutte, diciamo, quello che c'è intorno alla metropolitana si deve ancora realizzare e non realizzare, ma addirittura studiare, perché noi sappiamo che c'è una linea, ma dobbiamo trovare anche chi progetta tutto quello che c'è intorno. Quindi è interessante, è stata affidata a una ditta di Pisa, inutile che facciamo pubblicità, una cinquantina di migliaia di euro, ma parliamo solo della progettazione, dobbiamo anche vedere che cosa ne verrà fuori, perché si parla poi di tunnel, beh, questa è un'altra cosa. Invece una cosa interessante è quello che è accaduto ieri in Consiglio Comunale, vediamo lo spazio. Dobbiamo parlare di Consiglio Comunale perché ieri, martedì, c'è stato un Consiglio che è durato fino circa alle 22 e è chiaro che dobbiamo affrontare l'argomento. Come al solito con noi c'è Cesare Buchino. Allora, Cesare, prima di tutto una cosa, poi parleremo anche di spazzature, mi pare molto interessante. Ecco, ieri il Consiglio è iniziato con i saluti del segretario generale che se ne va, ma anche con i ringraziamenti sperticati di questo comune. Ma erano così idilliaci i rapporti fra i consiglieri e la segretaria generale? Buonasera a te e ai telespettatori. Vabbè, ieri c'è stato questo ultimo saluto della segretaria che ha detto che questa era l'ultima seduta a cui partecipava, forse si tratterrà qualche altro giorno qua in sede, comunque come consiglio comunale, prevedendo che già il giorno 2 è presumibile che dal 1 febbraio prenda servizio nella nuova sede. Quindi, essendo l'ultima seduta, ha voluto salutare il sindaco, la giunta, i dirigenti, i consiglieri comunali e tutti gli impiegati del comune, dicendosi entusiasta della sua esperienza qua a Ragusa. Si è trovata molto bene sia come lavoro al comune sia anche
come città, come al solito noi siamo molto ospitali, e ha avuto parole di grande apprezzamento per la città e per le persone che l'amministrano e per tutti i politici. I consiglieri comunali hanno colto l'occasione per ribadire intanto il loro ringraziamento per queste parole e poi naturalmente hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto dalla segretaria, per la collaborazione che hanno avuto. Frasi di occasione. L'unica cosa è che la segretaria, diciamo così, non è stata molto a Ragusa e considerato i pochi consigli comunali che ci sono stati, non è che, diciamo così, questi rapporti di collaborazione si siano potuti esplicare granché, però i consiglieri comunali, anche perché la sensazione che dava la signora Riva era la sensazione di una signora esperta, di una signora che conosce la materia e che quindi dava un certo senso di fiducia, ed è quello che hanno espresso. Senti, diciamo così. Il sindaco ha già in testa qualcheduno? Beh, il sindaco ha detto che già ci sta pensando, e d'altra parte non potrebbe essere diversamente. Beh, c'è chiaramente il vice segretario che funziona. C'è per ora il vice segretario che ne fa le veci, però in ogni caso deve pensare, e siccome poi c'è tutta un'altra fila, perché c'è un elenco redatto dal Ministero dell'Interno, e poi alla fine però è sempre una nomina fiduciaria che il sindaco può scegliere su una rosa di candidati, diciamo così. Certo. E c'è stata questa cosa, qualcosa che in particolare però ha un po' tarpato le ali a tutti gli interventi, perché poi questo è stato un consiglio stranissimo, che al di là della scontata approvazione per lo studio di dettaglio per il centro storico, su cui poi alla fine ci sono state poche discussioni, poche polemiche, poche cose, c'è stato un po' più di ostruzionismo, il solito ostruzionismo strumentale delle opposizioni, i documenti ce li ho, le piantine, la documentazione, però poi alla fine si è approvato in meno tempo. Le comunicazioni sono state quasi tarpate, addirittura il consigliere Mirabella ha salutato la segretaria e poi ha detto, dopo il saluto alla segretaria non c'è nulla da dire. Andare a casa. E quindi è stato un consiglio che, tolto questo fatto dei saluti alla segretaria, non ha espresso niente, perché siccome nel momento in cui siamo la città vive alcune emergenze, fra cui quella prima di tutto dei rifiuti, che peraltro stasera di questo, risolta, perché è arrivata. Aspetta, prima di parlare di questo, ma io ho visto che in altri comuni, per esempio Palazzo Lacreide, Santa Croce, Modica, il sindaco si è mostrato solidale con i ristoratori, perché l'emergenza Covid ha messo in ginocchio alcuni settori, fra cui quello della ristorazione. A Ragusa no, non c'è stato. No, ma chi sta a casa mi deve perdonare, ne parlavamo ieri che è arrivato il coso. La cosa, diciamo così, è balzata agli onori della cronaca, perché il presidente della regione Musumeci se n'è andato a Palazzo, dove c'erano dei ristoratori che avevano occupato, hanno occupato l'aula consiliare, e diciamo così è andato là per esprimere la loro solidarietà. Ma a me sinceramente è sembrato solo passerella, perché il presidente della regione che se ne va a Palazzolo, se ci va per solidarizzare con questi che protestano, là si finisce la storia. Ma tutta l'enfasi, ora mi metterò in contatto col governo regionale e chiederò, ma è una cosa che in ogni caso qualsiasi misura, anche minima, non è che potrà essere fatta solo per il ristoratore di Palazzolo, sarà fatta per il ristoratore di tutta la provincia di Siracusa, di tutta la Sicilia, di tutta Italia, perché non ci possono essere misure particolari per una categoria. Quindi è stata una spaparazziata praticamente per fare. Poi qua il ristoratore, il consiglio, nessuno. Ma il ristoratore, dobbiamo dire che qua a Ragusa non è che il comune si sia tirato i capelli per aiutare il ristoratore, però c'è da dire anche che quando hanno fatto le proteste in Piazza del Popolo e in Piazza delle Poste con tutte le associazioni di categorie e cose, in Piazza del Popolo i ristoratori erano 10. Poi il ristoratore, quando avevano aperto,
si misero a travagliare tutti e nessuno se la mandava più e nessuno chiedeva. Chiaramente la situazione è tragica e anzi mi permetto di dire che, almeno per quello che vedo a Ragusa, i ristoratori si sono comportati da gran signori, perché vedere attività commerciali come ristoranti, bar e cose del genere entrare nelle ore di punta della giornata e vederle vuote, con quello che si prende il caffè e se lo porta fuori, con quello che si prende una briochina e se la mette in tasca e se ne va, e cose del genere, viene solo da piangere. Ma anzi hanno fatto, certo, gli aiuti, diciamo così, da un punto di vista economico, anche quelli statali, sono stati minimi, perché gente, bar che incassano 1.000, 2.000, 3.000 euro al giorno, se non di più, quando gli dai 1.000 euro in tre mesi, sono praticamente rovinati. Quindi c'è questa situazione, speriamo che si risolva. Speriamo che da lunedì in qualche modo. No, ma da lunedì non cambia niente, perché se da lunedì ne parlavo stamattina con un proprietario di un bar dove sono entrato per prendermi il caffè da asporto. No, zona arancione, rimangono a fare quello che stanno facendo ora, sono aperti solo per lo asporto, prolungheranno l'orario. Ma tu non è che noi domani mattina in zona arancione ci possiamo andare a prendere un caffè al bar o ci possiamo peggio ancora sedere ai tavoli? Bisogna quindi vedere quale sono per i bar non cambia nulla. Le disposizioni. Nella zona arancione per i bar non cambia nulla. Cioè, cambia soprattutto la mobilità dei cittadini che si possono spostare con più libertà, mentre ora saremmo tenuti a delle rigide regole che non ci sono, perché il traffico a Ragusa vanno come se fosse sono tutte normale. Ma d'altra parte è così, perché quando tu puoi uscire per l'edicola, per i tabacchi, per la farmacia, per comprarti un libro, per andare nel negozio di ferramenta, insomma, uno una scusa per re ce l'ha sempre. Motivo per cui, insomma, poi alla fine dobbiamo anche dire che sì, di giorno c'è un pochino di movimento, ma io ora proprio, prima di venire qua, sono stato in farmacia, non c'è nessuno. Va bene, Cesare, invece la spazzatura, perché in questi 4-5 giorni la città si è riempita. Noi abbiamo una foto che abbiamo fatto qua sotto, nulla di straordinario, ma mi sa che tu l'hai vista anche in altri posti. Allora, che facciamo? Ecco, questo è via Corbino, va bene, davanti la spazzatura è un problema complesso, dove anche si deve dire giustamente, ma ci hanno marciato da un punto di vista politico strumentale, perché in effetti a Ragusa ancora questa grande crisi, emergenza non c'era, perché poi si tratta di indifferenziato, quindi non è rifiuto che va a marcire, non è l'umido, anche se nell'indifferenziato per esempio ci sono i pannolini dei bambini e cose di questo genere, però insomma la situazione ancora non era, insomma, in pratica è saltato un turno. Ora possiamo dire, fra le altre cose, mi è arrivata poc'anzi, è stata data l'AI, ora bisogna vedere se ci sono dei passaggi burocratici, cioè, l'autorizzazione di impatto ambientale per il TMB, che da questo momento, secondo questo documento di 23 pagine, è, diciamo così, ormai data, è uscita che questa sarebbe l'autorizzazione a trattare. L'autorizzazione per l'impianto che, siccome era stato spostato, doveva avere una autorizzazione ex novo e serve per portare l'indifferenziato che viene, diciamo così, selezionato in questo impianto. Parte va in discarica, parte viene recuperato e cose di questo genere. E teoricamente, come aveva detto il sindaco, da domani, se non ci sono ulteriori passaggi burocratici, teoricamente da domani ci potrebbe essere la raccolta straordinaria dell'indifferenziato che il sindaco aveva promesso. Il sindaco aveva detto che il giorno dopo si iniziava. A Ragusa, chiaramente, ci sono dei punti, tenendo presente che il sindaco ha fatto raccogliere soprattutto quelle degli esercizi commerciali, e dove ci sono stati accumuli li ha fatti raccogliere. Però chiaramente dobbiamo sempre dire che questa cosa, sì, la gente è esasperata, però questo fatto di buttare i sacchetti fuori dai contenitori, se dobbiamo dirlo, avviene ogni giorno. Cioè, i contenitori non sono bastevoli, non bastano.
Però è chiaro che molta gente non è, perché se questo spettacolo che noi stiamo vedendo c'è la sera prima, c'è il giovedì sera, è comprensibile, dice i contenitori non bastano e la gente lo posa a terra vicino al cassonetto. Il brutto vizio dei ragusani è che però riempiono i contenitori molti giorni prima del giorno di raccolta, cioè se la plastica è il martedì, praticamente già la domenica sera ci sono i sacchetti. E però sai, io spezzo una lancia nei confronti dei ragusani, perché non si possono tenere in casa quattro contenitori, anche perché magari uno non c'ha manco lo spazio. Sì, ci sono, c'è gente che abita in un bilocale e non ha lo spazio dove posare. Che deve fare? Però c'è gente anche che avrebbe lo spazio, condomini e cose di questo genere, dove c'è la... Questo fatto di questo fermo della mancata raccolta di venerdì chiaramente ha creato, oggi i 5 Stelle hanno fatto un comunicato perché nella strada che dagli stabilimenti della ex ABCD salgono alla zona industriale, io però mi sono permesso di scrivere nel comunicato, sì avete ragione, ma qua la discarica è perenne, non è che è dovuta alla chiusura del TMB, là scaricano perché là in quella strada ci sono divane, frigoriferi, certo, materassi in maniera perenne. E purtroppo è una cosa che sotto certi aspetti è anche incontrollabile, perché ci vorrebbero 50 pattuglie a girare in continuazione 24 ore su 24. Perché la gente... Però bisognerebbe pensare anche a queste emergenze di cui abbiamo parlato, perché i contenitori sono troppo piccoli. La gente non può tenere in casa la spazzatura, perché considerate che noi per esempio siamo i più grandi consumatori di acqua minerale al mondo e chiaramente ogni bottiglia di acqua minerale, sacchetti diventano tanti. Sì, ma c'è anche, su questo c'è anche, Mario, c'è anche un altro problema, che praticamente la plastica, il vetro e il cartone sono ingombranti, perché sembra uno scherzo, sì, però si riempiono i sacchetti in un baleno. Però c'è anche un discorso, per esempio, quello che dovrebbe essere migliorato, ma nessuno ci pensa, è un discorso più frequente per la raccolta degli ingombranti. Perché tu telefoni, certo, per l'ingombrante e ti dicono martedì prossimo. Allora c'è gente che non va tanto per il suo telefono, e anche per chi si vergogna a metterlo davanti al portone di casa, il divano sporco, il materasso vecchio, il frigorifero, e allora praticamente se lo mette su un furgone e lo chi ha la possibilità se lo mette in macchina. Però sai, dopo due anni quando sono di servizio, ma sai, se ci fosse una raccolta a chiamata, per esempio io una volta dovevo buttare delle cose e mi ero permesso di dire, dico, siccome io sono in casa, se mi dite quando passate, io domani mattina apro la porta del garage e li do, per non lasciare questo scongio tutta la sera. No, cioè assolutamente, lei le deve posare lunedì sera sul marciapiede davanti casa, sulla strada, manco nel cortile, e poi passo e si fa. Che poi c'è stata la cosa simpatica, che dopo che io lasciai tutte queste cose, la mattina praticamente ne trovai metà. E mi sono detto, io ci telefonai e dissi, ma che, non le avete raccolte tutte? No, dice, non abbiamo passato niente, e che cosa c'è? Ci sono delle persone con dei furgoncini che si fanno il giro e fanno la selezione, se trovano qualche cosa che gli interessa, se la portano prima che la raccolgono. E questi sono i tempi che corriamo. Però insomma, al di là di tutte queste cose. No, per questo senza dubbio devo dire che a me è capitato anche qua da noi di chiamare, sono venuti, su questo non c'è dubbio. Però ora dovremmo anche limare alcune cose e capire che questa realtà dei cassonetti è piccola, insomma dopo 2-3 anni quando sono di servizio potremmo anche andare. Ora secondo me, attenzione, la situazione peggiorerà, perché mentre per ora nei condomini ci sono i contenitori per l'indifferenziato, diciamo così, capienti, ora per il discorso della tariffa personalizzata daranno il mastello piccolo a ogni condomino. Ora vedi un condominio che non ha spazi privati, metterà per strada 30 contenitori e sarà, perché poi questi contenitori c'è chi la mattina li raccoglie,
Ma c'è chi esce per lavorare, se lo lascia sul marciapiede e praticamente sta tutto il giorno. È un problema che dovremo affrontare, caro questo... Cesare, è da parlarne con l'assessore che è il sindaco. Il sindaco. Da parlare con il sindaco, perché questo servizio è sbagliato di fondo. Quegli scienziati che hanno fatto questo appalto, che hanno studiato questo appalto, in quello hanno sbagliato di grosso. Perché hanno tolto i cassonetti ed è diventata la città dei contenitori, perché ci sono strade, marciapiede, dove non si può nemmeno passare. Purtroppo ci sono, è copiata da altre parti. Ci sono molte case, molte case che non hanno neanche lo spazio, lo sottoscala dove mettere queste. È vero. Come per esempio da noi abbiamo questo, ci mettiamo tutto lungo la strada, da noi qua. Via Corbino, ci mettono tutto lungo. Sì, perché non avete un cortile. Va bene, Cesare, ti dobbiamo ringraziare, abbiamo già fatto 16 minuti, quindi vediamo il prossimo consiglio comunale. Il giorno 2. Giorno 2, vediamo. C'è il bilancio, se deve parlare del bilancio. C'è il bilancio che fra le altre cose io auspicherei che venissero fuori, almeno come richieste, almeno come emendamento, tutte la sintesi della lamentela di un intero anno. Perché parlano di verde pubblico, parlano di manutenzione delle strade, parlano di impianti sportivi, di cultura, di questo e di quell'altro. Poi, ora io sono pronto a scommettere che emendamenti su queste cose di cui si sono sempre lamentate non ne faranno nemmeno uno, né chiederanno all'assessore, assessore, per il verde pubblico quanto abbiamo messo. Perché cominceranno poi a dirci no, dobbiamo aspettare i PEG, dobbiamo fare, i PEG sono successivi e quindi il cittadino non sa quanto è destinato per il verde pubblico, quanto è destinato per gli alberi, quanto è destinato per, ora, per esempio tutte quelle che sono lamentate degli alberi tagliati, dovrebbero fare un emendamento. Dove dire quanto serve per ripristinare tutto il verde ingettato, 2 milioni. Un nesuamo. Al momento non ne parlerà nessuno. Allora lanciamo questo appello, hanno 3-4 giorni. Ce lo godiamo come spettacolo, perché come ogni anno tutti gli emendamenti saranno sulle cose più fantasiose, ma sulle cose che servono e per cui ci vorrebbero i soldi nessuno parla. Grazie Cesare Bruchino, andiamo avanti con il telegiornale. Buonasera a te telespettatore. Questa è Teleiblea. Il gruppo SCAR di Ragusa da oltre 60 anni offre assoluta garanzia di professionalità, qualità e passione per il mondo automobilistico. La SCAR propone oggi tutta la gamma di veicoli Fiat di ogni segmento, con una grande attenzione anche al settore Fiat Professional. Alla SCAR sono inoltre disponibili i tanti modelli dei prestigiosi marchi del gruppo FCA, dall'Alfa Romeo alla Lancia, dalla Jeep alla Maserati e all'Abarth. Il nostro personale competente e attento è pronto a guidarti nelle scelte, consigliando piani di finanziamento e rate personalizzate per ogni esigenza.
Puoi trovare la tua auto anche tra le tante proposte del reparto dell'usato. Il servizio per i clienti Scarri infatti continua dopo l'acquisto. Personale altamente qualificato e ricambi originali assicurano interventi rapidi ed affidabili. Oggi come ieri e domani, il gruppo Scar vuole essere una parte attiva dello sviluppo Ibleo, contribuendo con esperienza e professionalità alla ripresa economica del territorio. Gruppo Scar, via Achille Grandi 169, Ragusa. Telefono 0932 22 65 11. Ecco, avete dunque sentito quello che è accaduto in Consiglio Comunale, però la questione che riguarda questa parte di Cava dei Modigani adibita al trattamento di certi rifiuti purtroppo non è finita, perché il sindaco proprio pochi minuti fa ci ha detto che manca ancora un'altra autorizzazione, che dopo questa valutazione di impatto ambientale. C'è un'altra autorizzazione nella quale deve essere calata questa autorizzazione, quindi c'è il rischio che la spazzatura che abbiamo visto in alcune zone della città purtroppo probabilmente resterà ancora per qualche giorno. Sono fatti tecnici, ma il guaio è che di queste cose bisognerebbe pensarci prima. Loro mi dicono, ma 3-4 mesi, e qua bisogna pensarci molto molto prima, perché sappiamo qual è la lentezza di queste amministrazioni, soprattutto regionali. A proposito di regione, c'è una piccola cosa, c'è l'assessore Armao che ha scritto all'Agicom, che sarebbe l'autorità che fa il controllo sulla comunicazione, per quanto riguarda la questione TikTok. Avete visto, un altro ragazzo ha rischiato di morire con queste sfide incredibili, e quindi ormai c'è un movimento che dice di controllare, perché questi ragazzi, anche in lockdown, proprio perché non hanno con chi parlare direttamente, non hanno come sfogarsi correndo per le strade, purtroppo si possono ritrovare in queste condizioni. Intanto c'è un ordine del giorno, ieri Cesare non ne ha parlato, che parla della illuminazione della città di Ragusa, il consigliere Gurrieri. Io sono assolutamente d'accordo. Bisogna pensare a quello che accadrà nei prossimi mesi, sperando che tutto vada bene, perché fra 3-4 mesi per forza dovremo riprendere, anche il turismo dovrebbe riprendere. Il settore turismo è quello più danneggiato, perché non esiste assolutamente un briciolo, mentre magari c'è l'asporto da qualche parte. Nel settore turismo, viaggi, albergatori, è veramente poca roba, quindi la speranza è che si possa offrire una immagine molto bella, perché sarà una gara a chi riesce ad attrarre più turisti, che saranno pronti ad andare in giro. Però bisogna offrire tutta una serie di servizi, quindi questa è una cosa interessante. Per chiudere il nostro telegiornale, ritorniamo a parlare di Covid. Gianni Papa intervista Nunzio Storace, è stato il primario del reparto di malattie infettive a Ragusa, e si è anche occupato molto di trattamento, soprattutto per coloro che non vanno in ospedale, perché sotto certi punti di vista questa malattia può essere curata con dei medicinali che sono a disposizione di tutti, se si fa prima, senza far che si arrivi all'ultimo stadio. Invece in questi due giorni saranno effettuati migliaia di screening sulla popolazione scolastica, perché voi sapete
che da lunedì prossimo i ragazzi torneranno a scuola, quindi facendo tutte queste indagini può servire a individuare qualcuno che può essere asintomatico ma contagioso e metterlo in quarantena. Bene, l'ultima intervista con Gianni Papa, grazie, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Davvero con piacere ritrovo stasera un amico di vecchia data con il quale abbiamo combattuto tante battaglie sul fronte difficile della sanità e che, pur essendo come me appartenente alla lista di quelli che dice il governatore della Liguria, i non produttivi, pensionati, eccetera, eccetera, ha dimostrato di non voler esserlo, per esempio nel corso della prima chiusura, quello che comunemente è detto lockdown, ha lavorato a Gela proprio nel reparto che è suo, l'infettivologia. Allora, Nunzio, con te vorrei parlare, prima brevissimamente una cosa, tu sei per il vaccino? Cioè. Beh, al momento è l'unica arma veramente utile che possiamo avere, poi i risultati finali li vedremo dopo. Nel tempo. Attualmente abbiamo i risultati che ci danno le case farmaceutiche, ma sicuramente è l'arma migliore che sembra al momento. Tu sei già stato vaccinato ancora? No, non sono stato vaccinato perché non faccio parte, visto che poi non lavoro più, di delle persone. Quindi sarai vaccinato non in quanto medico, ma in quanto anziano. In quanto anziano. Bene. Ma quello che volevo toccare con te, e qua proprio mi riallaccio alla tua esperienza di uomo che è stato sempre in prima fila in generale contro le malattie infettive, e il Covid non è che deve fare dimenticare tutte quelle che ci sono state e continuano ad esserci. Direi. Vorrei sapere, si è parlato molto, perché sai, in Italia sono molto bravi, come dicevo una volta, dopo che i buoi sono scappati, a provare a chiudere la stalla. Esatto. Siamo bravissimi. Sotto questo punto di vista. E allora una mattina si sono accorti che dopo avere fatto a fette la sanità, una delle sanità migliori del mondo, con tutti i difetti, hanno scoperto, diceva, ma forse abbiamo sbagliato. Sarebbe stato interessante se avesse avuto l'onestà di dire il perché avevano sbagliato, ma questo facciamo finta che non ci interessa. Il succo è che hanno sbagliato. Sicuramente sì. Qui prende un punto preciso. Sì, lo so, ma come non ti voglio e come sindacalista. Se non ci vorrebbero 20 ore. Però no. Hanno scoperto che in verità il modo migliore per provare a fornire una diga valida e soprattutto la prima diga contro la pandemia sarebbe il ritorno a un corretto rapporto tra il paziente e il suo medico di famiglia, la cosiddetta cura a casa. Tu cosa mi dici in proposito? Beh, per quanto riguarda la cura a casa, sin dall'inizio sono nate delle problematiche. Abbiamo visto, questo è quello che abbiamo visto, è quello che è accaduto. Abbiamo visto che c'erano dei medici che chiaramente cercavano di seguire i loro pazienti a casa. E che andavano. E andavano a casa a trovarlo. Nonostante sin dall'inizio c'è stata delle difficoltà terapeutiche importanti. Perché si è subito cominciato a parlare degli antivirali, sono parlati gli antivirus per i virus, cioè i farmaci antivirali che servivano per l'AIDS, per l'Ebola, per le cose, si è visto che poi alla fine i risultati erano poco scarsi. L'unico che rimane al momento deve servire, che pare che dia un po' più forte di voce. Esatto, pare che dia un qualche risultato. Cosa? Però non c'era uno schema. Quale pare che dia qualche risultato? Remdesivir. Che in alcuni casi funziona, è un antivirale, in alcuni casi funziona, in altri, da questo io però di questo personalmente non ho avuto esperienza, ma seguendo l'esperienza degli altri colleghi infettivologi, in alcuni casi sono stati anche quindi pesati. Alcuni medici andavano, però devo dire che anche alcuni altri mi hanno detto siamo andati, ma nei primi tempi non ci hanno dato il minimo dispositivo di protezione, niente. Beh, io sul dispositivo la mascherina l'avevo procurata anche io personalmente. Vabbè, che c'è? Però non c'era la visiera, voglio dire. Si poteva essere, però sarebbe stato logico che l'apparato dello Stato servisse a queste persone, desse a queste persone, se era previsto. C'è stata un'impreparazione totale da parte di tutti, quindi questo non mi stupisce più di tanto, all'inizio non mi stupisce. Facciamo finta che non fosse dolosa, andiamo avanti. Sì, non penso che sia, no, onestamente, questo era in calcolo. Dove è stato nell'avere distrutto il sistema sanitario? Benissimo. Allora, questa è la parte, però c'era anche una parte dei medici che non volevano. Non volevano, erano assolutamente terrorizzati, l'idea di andare
a fare la visita ai pazienti affetti da Covid o da presunto Covid da come è subito apparsa, a parte forse i primi tempi qualcuno, e devo dire anche questa l'aveva sottovalutata anche da parte mia, si sembrava che fosse una forma influenzale. Mi ricordo pesante. Quando ne abbiamo parlato qui circa un anno fa. E quindi è stato un errore di valutazione, però poi subito dopo è nato il grande terrore di questa malattia, e si è visto con le immagini che abbiamo visto prima dalla Cina. E allora, se il signor Rossi aveva uno di quei medici che non venivano a curarlo a casa, non aveva molte alternative. No. Doveva per forza recarsi in ospedale. Il fatto è che anche in ospedale è nata la preoccupazione che anche se non avesse il Covid lui se lo poteva beccare, quindi molte volte i pazienti andavano in fase di malattia abbastanza avanzata o relativamente avanzata, e questo è stato decisamente un problema importante. Domanda, tu pensi che ancora oggi sia così o qualcosa è cambiato? Non è cambiato molto. Ma dovrebbe cambiare. Dovrebbe cambiare molto, però ci sono delle problematiche. Basta andare a vedere i vari schemi terapeutici, anche presentati dall'Istituto Superiore della Sanità, che sono abbastanza, diciamo, vaghi, per la verità. Perché non ci sono, credo, 200 schemi terapeutici. Beh, mica male. Sì. E quindi con tutta una serie di problematiche importanti. Allora se voi scendiamo subito sul problema terapia a casa a questo punto, esatto, che forse è la cosa migliore. Questo è quello che il pubblico vuole sapere. Allora, quando io sono andato e prima di andare a Gela, ho visto. Era il momento di punta della pandemia. Che il danno di questo virus era un aumento, un eccesso di risposta antinfettiva in generale, comunque risposte infiammatorie in generale, e successivamente, nella fase ancora che andava più avanti, la formazione della cosiddetta coagulopatia intravascolare diffusa. Che sarebbe la formazione di coagulo che si formavano a livello non soltanto del polmone, non solo nei polmoni, ma questa malattia poi si diffondeva in tutte le infausti. Gli esiti sono abbastanza infausti se non presi nella fase iniziale. Perfetto. Allora, a questo punto ho ripreso a studiare, perché devo dire, nonostante fosse già in pensione da anni, anche dei colleghi, amici, colleghi mi chiedevano, colleghi positivi, che cosa fare. E ho cominciato a ragionare sulle cose, cioè sulla patogenesi, non sugli schemi o sulle varie pubblicazioni. Cioè su che cosa stava causando questo. Causava un eccesso di infiammazione. E allora ho cominciato a pensare, ma quali sono i farmaci veramente antinfiammatori per eccellenza? Il cortisone. È uno, il farmaco per eccellenza. Il cortisone avrà una 50 d'anni, 60 anni. Che esiste. Poi si è visto che nell'evoluzione della malattia venivano a formarsi questi trombi. E quale farmaco, tranne le eparine a basso peso molecolare, forse le eparine quelle classiche nelle fasi acute funzionano meglio, se non l'aspirina a dosaggi medi? La usano i cardiologi per evitare che si formassero le trombe, quindi un ragionamento che a me sembra quasi conseguenziale a quello che è la patogenesi della malattia. Una cosa è l'eziologia è virale, ma quello che succede è la patogenesi. Quindi, allora, scusami, parlo da profano. Sì, hai ragione. Allora, il signor Rossi scopre che praticamente il medico riteneva logico, uno, cercare di combattere questi coaguli, uno, cercando di fregare la causa che le creava, e due, fregando le conseguenze, facendo sì che i trombi si sciogliessero o non si formassero. È diverso, perché già sciogliere un po' non si formassero. E quindi ho pensato, cosa meglio, dosaggi poi da valutare, del cortisone e aspirina. Devo dire, allora ho fatto un giro di telefonata agli amici, chiaramente ai colleghi. All'inizio ho sentito dire l'aspirina no. Dico, ma scusatemi, l'aspirina non è quello che ti blocca, quello che è primum movens di questa coagulopatia. E perché l'aspirina no? Ma perché ultimamente l'aspirina pare che fosse il diavolo delle malattie infettive, non lo so perché, delle malattie antinfiammatorie, non lo so perché. Fatto sta che a un certo punto io ho cominciato a trattare questi pazienti con questa cosa che mi sembrava... Questo anche a Gela? No, prima di andare a Gela. Ah, prima, cioè a casa praticamente? A casa, colleghi con malattie che chiaramente si capiva anche dallo stato, si capiva perché devo dire mi telefonavano soltanto, chiaramente erano stato più o meno avanzato della malattia, non molto per la verità, altrimenti suggerivo, ma questo ne avevo già seguito una 15-20. Poi andando lì
A un certo punto, lo devo dire perché sono delle cose che a volte sono molto più importanti di tutto il resto, ho visto che i pazienti che erano venuti fuori dalla rianimazione, il rianimatore di Gela li aveva trattato con questa terapia, con l'aspirina, scusami. E quindi se l'erano cavata? Sì, sì, quelli che c'avevano loro nessuno era deceduto. Ora ultimamente poi si sono aumentate molte cose. Dico, scusami, e tu perché usi questa cosa? Io non lo so, ma in tutte le forme gravi le ho sempre trattate così. Quindi io ho visto la teoria accoppiata alla pratica. Allora a questo punto abbiamo cominciato a seguire i pazienti con gravi, con patologie diciamo lievi, medie di severità, ma sicuramente positivi, con un attacco abbastanza, di trattarli in questo modo. Abbiamo seguito un centinaio, seguendoli anche a domicilio, telefonicamente, e per quello che ricordo io soltanto uno o due pazienti sono poi ritornati in ospedale e ricoverati. Ora non sappiamo se hanno fatto la terapia bene oppure no, così come l'uso di un antibiotico che non fa nulla l'antibiotico nei confronti dell'infezione virale, ma sapevamo già da decenni che praticamente questo tipo di antibiotico faceva aumentare, si chiamano le IgA secretorie nell'apparato respiratorio, cioè una specie di immuno, faceva aumentare diciamo, la parte immunologica dell'apparato respiratorio, per capirlo meglio. È come se ti fossi messo il giubbotto, cercava di metterti il giubbotto antibiotico. Per cui mi dava un effetto per eventuali complicanze, batteriche che possono essere, e devo dire abbiamo trovato un ottimo risultato. Benissimo, fermiamoci qua. Perché poi uno schema, però vorrei dire qui nessuno è bravo, nessuno nasce che fa chissà che cosa. Poi seguendo un pochettino, parlando in giro con i vari colleghi che era adottato a livello nazionale, che anche altri colleghi utilizzano. Bene. Ma questo, ripeto, e qua torniamo, visto che siamo nella seconda parte, torniamo al discorso iniziale, per tutto questo ha un significato, un valore, una rilevanza, soprattutto nel tentativo di ridurre la quantità di persone che vanno in ospedale cercando di bloccare la malattia nelle fasi iniziali. Anche questo è un concetto, mi perdoni, che io trovo assolutamente vero, chiaro, perfetto, però io parto sempre dal punto di vista anche medico, di ridurre l'avanzamento della malattia. Certo, è chiaro, finalizzato questo discorso tutte a far sì che la malattia si fermi a uno stadio che diventa curabile in condizione normale. Benissimo. Quindi tu sei, abbiamo detto già il discorso del vaccino, abbiamo detto che bisogna soprattutto cercare, credo poi come in tutte le patologie di questa terra, di fermarle quanto prima possibile. Esatto, questo sì, diventa perché importante, perché è una malattia che è una bruttissima bestia, non una bestia, una bruttissima bestia, perché abbiamo visto pazienti che improvvisamente, che stavano bene, benino, improvvisamente sono e andati. E quindi bisogna cercare, ora, detto questo, è assodato che ormai è diventato una specie di, non può essere un ordine, ma diciamo è molto più diffuso il concetto che il medico di famiglia intervenga nelle fasi iniziali, che deve intervenire, è tutto. Il discorso però è sempre quello. Mi sembra che tu l'altra sera, quando ci siamo, ti ho chiesto di venire, mi dicessi che comunque, al di là di questo che è fondamentale, l'altra cosa fondamentale sono le uniche due vere difese. Mascherina e distanziamento. Sì, sì. Perché e il per trucco chi è fare ci lavora, e per chi ci lavora la visiera. La visiera, certo. Perché il trucco è fare in modo che queste goccioline, quelle che non vengono in contatto con la persona. È un virus che si trasmette per via aerea, l'ho detto all'inizio della pandemia, ho detto non l'avremmo fermato neanche al tempo delle carrozze, specialmente in questo periodo dove i viaggi erano tanti, e quindi l'unica cosa è veramente mascherina, visiera, soprattutto quando sei sicuro a contatto con i. E quindi ridurre, e ovviamente questo è collegato, fare in modo di ridurre le possibilità di contatto, certo, anche. Fondamentale. Perché il distanziamento va bene, ma quei punti dove, se devi salire su una metro per forza o roba simile, devi cercare comunque di stare il più attento possibile. Questo chiaramente comporta determinate cose che non sono esattamente le più gradite, però purtroppo la zita è questa. Andiamo a chiudere. Detto questo, questa seconda fase, questa seconda tornata, quello che vuoi, della pandemia, si dice che cominci a dimostrare qualche segnale di cedimento, è vero o no? Sembrerebbe, no? Sembrerebbe. Tutti i dati, gli ultimi, non quelli giornalieri. No, vabbè, è chiaro, il discorso va fatto in un certo tempo. In effetti sembra che comincia a diminuire. Il che sarà un discorso trito e ritrito, ma è proprio il momento in cui bisogna stare più attenti. Perché sarebbe proprio l'errore più grosso pensare che il virus sia andato via. No, perfetto. Lo è, non solo. Tu credi che andrà mai via questo virus? No.
Io spererei, ma sono delle speranze, delle ipotesi che possono essere... Diciamo che è una realtà con la quale dovremmo imparare a convivere. Dovremmo imparare a convivere, probabilmente una volta che ci sarà l'immunità di gregge, probabilmente questo virus potrebbe ritornare come quelli della, di questa famiglia, essere la causa di quelle che sono le normali, normali raffreddori. Può darsi, potrebbe anche peggiorare, abbiamo visto delle varianti che chiaramente sembra che diano degli effetti un pochettino diversi. Quindi... Va bene, allora, detto questo, comunque è una parola di, non ti dico di speranza, ma comunque diciamo che può darsi che in fondo a tunnel qualche luce ci sia, e soprattutto può darsi che l'esperienza sicuramente terrificante fatta in occasione della prima puntata di questa amarissima telenovela ci abbia insegnato che è davvero fondamentale cercare di intervenire subito. E capire un'altra cosa, io mi ricordo una carissima amica in piena estate mi diceva: ma tu ci pensi alla seconda ondata? Dico: perché dobbiamo aspettare la seconda? Eravamo in piena estate quando ci fu la liberazione di tutti, quando la Sicilia ancora era tra le regioni che aveva pochi casi. Dico: scusami, questo virus ha già dimostrato che in Brasile, in California, dei posti dove erano caldi, dove c'era caldo, il virus imperversava, quindi perché aspettare settembre, ottobre, come dicevano tanti... Quindi, come diceva una pubblicità di, che faceva Renzo Arbore tanto anni fa sulla birra, meditate gente, meditate. Perché questo virus, e chiudiamo con una nota allegra, ringraziando il dottor Stonaglio e ricordando proprio che ricorrere ai medici di famiglia all'inizio è fondamentale, perché è proprio la fanteria di arresto. Anche perché ora, ecco, se ci sono già questi schemi terapeutici, c'è diverso. Una cosa vorrei dire, soprattutto evitiamo di avere a che fare con la stupidità, perché ancora oggi c'è gente che dice che questo virus non esiste. Ci sono i terrapiattisti, perché non dovrebbero... Sì, ma quelli hanno perlomeno di piatto, sappiamo che hanno l'elettroencefalogramma e quindi andiamo perfetto, bene. Allora mi hanno detto di finire, allora ricordiamoci, stiamo attenti, perché questo figlio, ve lo dico alla napoletana, è un grandissimo figlio Androcchia. È su vero? Questo siamo assolutamente d'accordo. Grazie dottor Storaci, buonasera. Grazie a te, grazie ai vostri ascoltatori. Questa è Teleiblea. Sogna di ripercorrere la storia, di gustare la dolcezza. Sogna di tuffarti nell'azzurro e assaporare il mare, di esplodere di gioia e perderti nella bellezza. La Sicilia ti aspetta. Il gruppo SCAR di Ragusa da oltre 60 anni offre assoluta garanzia di professionalità, qualità e passione per il mondo automobilistico. La SCAR propone oggi tutta la gamma di veicoli Fiat di ogni segmento, con una grande attenzione anche al settore Fiat professionale.